Al termine della sfida tra Juventus e Napoli, persa dai bianconeri per 2-1, ha parlato Dusan Vlahovic, protagonista in negativo proprio della sfida tra i bianconeri partenopei. Scopriamo tutto qui su FCM News Sport. Come sempre vi ricordo di supportarci, lasciate like ai contenuti e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Allora andiamo alla notizia, perché Dusan Vlahovic ha parlato al termine della sfida in cui, devo dire, è stato decisamente uno dei peggiori in campo. Non ci sono dubbi a riguardo. Ha fatto una delle peggiori partite dell'ultimo periodi, lui che era il giocatore in questo momento più in forma, aveva fatto tanti gol, aveva risollevato la Juventus nei momenti difficili. Oggi però sbaglia tre gol clamorosi, uno peggio dell'altro mi verrebbe a dire, ed è stato abbastanza schietto. Ha detto se devo fare uno step in più devo sfruttare questa occasione, ho fatto male, mi sono divorato tre gol che non dovevo mangiare, abbiamo avuto occasioni importanti, non mi rimprovero niente dal punto di vista dell'atteggiamento perché mi alleno tanto e sto cercando di migliorarmi, ma quei tre gol li dovevo mettere dentro e sarebbe andata diversamente. Mi dispiace soprattutto per il mister e per i miei compagni. Questa parola, questa frase più che altro mi ha colpito e ne parliamo dopo, ma stasera è andata così, abbiamo fatto una grandissima partita, tutto quello che c'è il mister chiesto di fare. Se poi avessimo segnato la partita sarebbe andata diversamente. Mi complimento con i compagni e anche col mister che l'ha preparata molto bene. Ho visto però delle facce, abbiamo fatto una grande partita, poteva andare diversamente. Il mister, tra l'altro, ancora parla del sogno scudetto, dice, è stato bravissimo con tanti giovani, c'erano ragazzi di 18 anni come Kenan Yildiz e Nonge. Eravamo in lotta per lo scudetto e dobbiamo continuare a credere. A credere che in futuro potremo migliorare, soprattutto dobbiamo continuare ad ascoltarlo. E già dall'anno prossimo dovremo pretendere lo scudetto perché qui tutto il resto non conta. Queste sono parole forti. Il mister ha fatto un grandissimo lavoro, ci ha fatto crescere tanto e ci sono tante circostanze che non ci hanno permesso di continuare la lotta. L'Empoli, quella partita con l'Empoli ci ha dato la botta finale, con l'Inter siamo entrati in partita dopo una batosta come quella con l'Empoli, che per noi era una partita tra virgolette facile, ma che poi ci ha affossato. Avevamo poi l'Udinese in casa, sappiamo tutti com'è andata, sono ulteriori step di crescita, ma dobbiamo migliorare a fine stagione. E poi sarei contento a fine stagione se. Allora dovesse succedere che cosa? Dice, se vinciamo un trofeo ci qualifichiamo in Champions. Alle cose personali non ci penso, voglio solo aiutare la squadra perché siamo un grande gruppo e so quanto ci tengono tutti e la cosa spinge di più tutti. Se uno fa 20 gol e non si vince nulla non ha senso. Quindi il terzo o quarto posto è contemplato, dice assolutamente no, vogliamo arrivare secondi. Insomma, parliamo di Vlahovic che purtroppo ha vissuto una partita negativa, così come ne capita, oggi abbiamo visto Haaland sbagliare dei gol clamorosi, quindi attenzione, tutto può capitare, viene da un periodo importante, questa è stata una batosta importante, però è giusto anche pensare a quello che aveva fatto di buono nelle scorse giornate. Certo, la sua partita e i suoi errori hanno condizionato la gara, ma la Juventus comunque chissà, non sappiamo come sarebbe andata la sfida con il gol di Vlahovic o meno. Insomma, è un Vlahovic che si in qualche modo sottolinea quelli sono stati i suoi errori, dispiaciuto, ma soprattutto anche le parole di Allegri mi hanno colpito. Cioè, più volte ha ripetuto il fatto che Allegri l'ha preparata benissimo, lo dobbiamo continuare ad ascoltarlo, sta facendo bene, ha fatto bene con i ragazzi giovani. Insomma, mi sembra un Vlahovic che è un po' più a tutela del suo allenatore rispetto al passato, mentre magari Chiesa, a volte in conferenza o in alcune interviste, non è stato esattamente sempre al miele, non sempre parole al miele nei confronti del suo allenatore. Cosa ne pensate delle parole di Vlahovic? Parliamone qui sotto nei commenti.